Allora, buongiorno a tutti, scusate l'attesa, qualche minuto di ritardo, e benvenuti insomma al Palazzo Piva, un minuto di ritardo, benvenuti al Palazzo Piva qui di Valdobbiadene per questa presentazione della tappa e del logo ufficiale di questa tappa dedicata al Giro E, ok? Siamo nel contesto del Giro d'Italia, quindi il Giro d'Italia vero e proprio di professionisti, ma con questa iniziativa parallela legata alla bici elettrica, alla e-bike. Il Giro d'Italia quest'anno ha questa iniziativa parallela, ogni tappa del Giro avrà una tappa anche sulla bici elettrica, ci sono 10 squadre amatoriali composte ciascuna da 6 atleti che partecipano a questa sfida. Le tappe del Giro E sono 18, perché sono tutte le tappe del Giro tranne le 3 cronometro, e tra queste tappe la numero 17, che coincide invece con la 19ª tappa del Giro Treviso San Martino di Castrozza, il giorno da fissare è il 31 maggio, il prossimo 31 maggio, sarà la tappa 17 del Giro E. Non partono dalla stessa partenza del Giro d'Italia dei professionisti, ogni giorno del Giro avrà una partenza diversa per il Giro E. E il 31 maggio sarà proprio da Valdobbiadene per il Giro E. Gli arrivi sono gli stessi del Giro dei professionisti, quindi insomma stiamo parlando del 31 maggio, tappa numero 17 del Giro E, si parte da Valdobbiadene, si arriva a San Martino di Castrozza. Una brevissima schermata alle nostre spalle ci indica un po' quello che sarà il percorso. Adesso andiamo a vedere se si apre. E quindi appunto sono circa 100, sono 109 chilometri della tappa per quanto riguarda il Giro E. Adesso vediamo se si apre. E insomma è un'altra grande sfida per Valdobbiadene, un'altra bella possibilità. Adesso vediamo, ecco, con calma si sta aprendo. Intanto io farei dare il saluto di benvenuto da parte del sindaco. Ecco intanto la grafica alle spalle con la partenza appunto da Valdobbiadene, il passaggio lungo tutte le colline valdobbiadenesi. Intanto salutiamo anche il presidente del consorzio di tutela Conegliano Valdobbiadene UGG, Innocente Nardi, che ci raggiunge giusto in tempo, quando abbiamo appena cominciato. Buongiorno presidente. Questa è la grafica, da Valdobbiadene ci si sposta lungo tutte le colline, appunto, e anche verso la vallata, quindi con il passaggio a Tovena di Cison, dove parte il passo di San Boldo, la discesa poi verso il Bellunese Trichiana, ci si sposta in direzione di Lamon e poi si attraversa il confine insomma con il Trentino Alto Adige per l'arrivo in quota a San Martino di Castrozza. Per i professionisti il percorso è lo stesso, la differenza è che partono da Treviso, quindi con una 60ina di chilometri in più, passeranno per il Montello, attraverseranno il Piave e poi il percorso è lo stesso. Allora, dicevamo sindaco, una bella occasione per Valdobbiadene, un'altra bella occasione, dopo già che il Giro per due volte ha tinto di rosa in maniera importante la città, adesso una nuova partenza, la partenza del Giro E, si parla di sostenibilità, si parla di bici elettriche, si parla di turismo. Sì, grazie, buongiorno. Io cercherò di fare un intervento il più breve possibile, perché quando si trattano questi temi si rischia sempre di andare molto lunghi, perché molto c'è da dire, da parlare, soprattutto quando allo sport sulle nostre colline si associa il tema della sostenibilità, in questo caso del mondo dell'elettrico e delle biciclette a pedalata assistita. Io ringrazio Gian Antonio Trame che ci ha dato un impulso affinché potessimo avere la partenza delle E-Giro proprio a Valdobbiadene. Qui abbiamo anche l'assessore Tommaso Razzolini, che di competenza dello sport e manifestazioni, ma ringrazio particolarmente Innocente Nardi, presidente del consorzio di tutela del Conegliano Valdobbiadene UCG, perché ci ha creduto da subito e insomma, le risorse economiche servono sempre e la risposta c'è stata, e per questo ringrazio il consorzio. Abbiamo avuto alcuni mesi fa una chiamata da parte di RCS Giro d'Italia, che devo dire ogni anno coinvolge sempre il nostro territorio. Abbiamo avuto la fortuna di avere due arrivi di tappa importanti, 2009 e 2015, ma ogni anno un passaggio c'è.
e fortunatamente ogni anno arriva la chiamata di RCS, anche stimolata dalle nostre realtà produttive del territorio, perché Valdo Biadene e le colline che da Valdo Biadene portano verso Conegliano riscuotono sempre un grande successo mediatico, e questa è una gran fortuna. E soprattutto quest'anno aver avuto una proposta di partenza del Giro d'Italia con bicicletta pedalata assistita, abbiamo detto sì subito, incondizionato, perché casca in un momento favorevole, una congiuntura positiva, in cui per anni il nostro territorio, le realtà produttive agricole, le attività economiche, aziendali, le amministrazioni e anche l'opinione pubblica si stanno molto impegnando, ciascuno per le proprie competenze, non solo nella promozione del nostro territorio, dal Vado Diario di UCG alle piccole produzioni locali, tutto quello che è enogastronomia, ma anche il territorio, le colline, che sono molto vocate a un turismo sportivo. Il tema della sostenibilità è un tema che negli ultimi anni sta avendo sempre più attenzione, e quale migliore occasione come con la vetrina a livello nazionale del Giro d'Italia per avere un focus proprio qui, partendo da Valdo Biadene, sul mondo dei bike. Sta avendo progressivo successo sia dal punto di vista dell'utilizzo, dal punto di vista turistico, ma anche quotidiano. Le nostre colline sono a volte difficili da percorrere per chi non è atleta o per chi vuole trascorrere qualche ora assieme alla famiglia sulle nostre colline. Attraverso le biciclette pedalata assistita questo diventa possibile. Aggiungo che non c'è solo il tema delle biciclette pedalata assistita, ma anche in generale la mobilità sostenibile, quindi anche auto a energia elettrica. L'amministrazione, e qui chiudo, si sta impegnando con un progetto, con due progetti, stiamo portando avanti contemporaneamente due progetti per l'installazione di colonnine di ricarica per biciclette e per auto elettriche, oltre a un grande riconoscimento, per il quale lascio comunque poi la parola all'assessore Tommaso Razzolini. Abbiamo l'orgoglio di aver ricevuto l'anno scorso, a ottobre, la bandiera azzurra da parte di FIDA, Federazione Italiana Atletica Leggera, e ANCI nazionale. E l'anno scorso siamo stati tra gli 8 comuni in Italia ad aver ottenuto questo riconoscimento, con un impegno nel sostegno, promozione e divulgazione dei corretti stili di vita, dall'alimentazione al quotidiano, la mobilità, la passeggiata e la mobilità a cielo aperto. Valdo Biadene è fucina di tutto questo, di tutto quello che può coniugarsi al mangiare bene, bere bene, a fare attività fisica all'aperto, al corretto stile di vita, e questo è una bella bandiera, un bel riconoscimento di cui Valdo Biadene deve essere orgogliosa. Grazie allora al sindaco Luciano Fregonese. Intanto ringrazio chi ci ha raggiunto anche in questi attimi, abbiamo appena cominciato, quindi insomma il sindaco ha lasciato questa introduzione legata al Giro d'Italia E. Stiamo parlando di Giro d'Italia E, ovvero Giro d'Italia su bici elettriche. Il giorno da cercare sul calendario è quello di venerdì 31 maggio, il prossimo 31 maggio. I professionisti partiranno da Treviso, il Giro E partirà proprio qui da Valdo Biadene e l'arrivo sarà lo stesso a San Martino di Castrozza. E allora insomma abbiamo capito che sarà una grande possibilità, abbinata anche all'impegno del Comune, che l'anno scorso è stato attribuito dalla bandiera azzurra della FIDA per questo impegno, appunto, e attenzione al mondo sportivo, alla camminata e alla corsa, anche in questo caso bici elettrica si calza a pennello, e con l'assessore Razzolini credo che insomma sia un aspetto da sottolineare questo. Sicuramente sì, prima appunto si parlava anche con Gian Tramet, un po' ripercorrendo quello che era stato nel 2009 l'Ecobusto, dove Valdo Biadene è stata invasa da ciclisti, ma non solo ciclisti, da gente comunque che ha voglia di fare una pedalata e di vivere le nostre colline. Questo sarebbe bello, e uno degli obiettivi è far sì di mettere in rete, in sinergia, di fare sistema
con il mondo sportivo, con il mondo appunto vitivinicolo, con tutte le nostre realtà, proprio per cercare di creare dei periodi, magari delle giornate di sensibilizzazione, appunto il sindaco diceva prima, bandiera azzurra e le buone pratiche, per fare sport nel nostro territorio, nelle nostre colline, e per promuovere appunto l'attività sportiva e quello che è tutto il nostro territorio, insomma, ecco. Valdobbiadene si sta impegnando anche con la Federazione Ciclistica Italiana, con il Comitato Regionale, per cercare di portare avanti, abbiamo avuto qualche incontro in regione per quanto riguarda il discorso di guide cicloturistiche. Valdobbiadene è un comune che sta avendo, ma come tutta l'area della Conegliano Valdobbiadene di OCG, sta avendo una crescita di presenze e di arrivi turistici, e quindi bisogna anche essere pronti e preparati, e questa è sicuramente una cosa che vogliamo portare avanti con la Federazione Ciclistica Italiana. Qui vicino abbiamo anche Cadelpoggio, il muro di Cadelpoggio, che sta facendo veramente una buona promozione per quanto riguarda il cicloturismo. In questi anni, anche quando sono stato consigliere della provincia di Treviso, con loro ci siamo impegnati a fare dei gemellaggi importanti. Il primo gemellaggio l'abbiamo fatto sul muro delle Fiandre a Grammont, l'abbiamo fatto poi successivamente con l'arrivo del Tour de France sul muro di Bretagna, e quando appunto si parla del muro di Cadelpoggio in realtà si parla di tutte le colline del Conegliano Valdobbiadene, quindi questo è importante perché andiamo a sensibilizzare tutti quei ciclo turisti internazionali che poi si trovano dentro un giro dove ci siamo anche noi, dove grazie a, in questo caso, il muro di Cadelpoggio, comunque rientra tutta l'alta marca della provincia di Treviso. Il sindaco ha parlato appunto prima di bandiera azzurra, è stato un riconoscimento della Federazione Italiana di Atletica Leggera insieme all'ANCI, proprio perché riteniamo importante e il futuro di questo territorio, sicuramente oggi è conosciuto in tutto il mondo per il prodotto principe, ovvero per il Conegliano Valdobbiadene, ma deve sapersi anche di diversificare e creare sempre di più un turismo sportivo, e quindi bene il podismo, bene il ciclismo, per far sì che poi la gente che venga a Valdobbiadene, che venga da noi, possa poi praticare attività sportiva. Ecco. Faccio un riepilogo un po' degli orari del 31 maggio, ovvero alle ore 9.40 c'è la partenza del giro e bike da Piazza Marconi, alle ore 12.30 poi arriva la carovana del Giro d'Italia per poi il passaggio dell'altro giro, alle 14 ci sarà poi il passaggio proprio del giro vero e proprio, quindi sarà un venerdì, diciamo, di attività, di ciclismo, di festa, ecco, in piazza. Quindi abbiamo sempre visto che quando è passato il Giro d'Italia ha sempre portato bene, ha sempre fatto buoni risultati, speriamo che lo sia anche questo venerdì. Ecco, grazie. Grazie anche all'assessore, allora, Tommaso Razzolini. Abbiamo anche dato qualche orario, no, su questa giornata del 31 maggio, che sarà una grande giornata dedicata allo sport, al ciclismo in particolare, con il Giroe che parte la mattina questa, appunto dalle 9 in poi il villaggio di partenza aperto e la partenza, e poi la grande attesa, insomma, prima la carovana pubblicitaria, la festa, i colori del Giro, e poi i corridori che passano proprio per la piazza, per Piazza Marconi a Valdobbiadene. Dall'altra parte abbiamo degli ospiti, abbiamo citato prima il presidente del consorzio di tutela Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore di OCG, Innocente Nardi, insomma, che ha sposato appieno questa opportunità che il comune di Valdobbiadene ha voluto cogliere, e per tutta l'area, per tutta la denominazione, è sicuramente una bella occasione per continuare a promuovere il territorio. Ma innanzitutto ringrazio il sindaco Fregonese, l'amministrazione comunale, per questa opportunità. Ovviamente io parlo a nome dei produttori. Il consorzio di tutela del Conegliano Valdobbiadene in questo momento sta svolgendo, oltre alle proprie specifiche attività che sono appunto di tutela del prodotto, sta svolgendo a mio avviso un'importante azione di promozione del territorio e della comunità, che va oltre forse alle specifiche competenze di promozione del prodotto. Ma sono convinto che questo ruolo che il consorzio dovrà seguire è un ruolo fondamentale, nel senso che il prodotto sarà sempre il prodotto inteso come Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore, sarà sempre più apprezzato
quanto la comunità, il territorio esprime il proprio valore sotto i 360 gradi, valore culturale, valore storico, valore del paesaggio, valore dell'accoglienza e della qualità. E credo che Valdobbiadene, nello specifico, noi abbiamo due pilastri, uno Conegliano, l'altro Valdobbiadene. Valdobbiadene è comunque il pilastro del territorio, del paesaggio e della candidatura UNESCO che speriamo a luglio venga riconosciuta. Valdobbiadene è la capitale del Prosecco Superiore, dico superiore perché credo che tutti quanti noi dobbiamo, come dire, tassativamente collegarlo al termine Prosecco. Prosecco a Valdobbiadene è comunque un qualcosa di limitante, noi dobbiamo comunicare la vocazione, la qualità del territorio e la storia di questo territorio. Poi Valdobbiadene è la capitale dell'enogastronomia, comunque tutti gli esercizi della ristorazione, le enoteche, gli agriturismi, comunque rappresentano un asset importante per questo territorio e Valdobbiadene può essere, e lo è, con questa opportunità che si presenta, anche la capitale del fruire in termini sportivi il territorio stesso. Quindi la proposta, quando è arrivata, credo che sia una proposta che come consorzio non potevamo che accogliere, proprio perché su questo lavoro stiamo, come dire, sviluppando un approccio culturale verso la comunità. E credo che l'e-bike, o comunque il giro con bici assistite, possa, come dire, seminare, instillare una, come dire, una percezione sempre più qualificata verso un'accoglienza che deve essere un'accoglienza di qualità, che deve essere un'accoglienza verso un turista che rispetti e che sappia apprezzare il territorio, che è un territorio di assoluta eccellenza. D'altronde, in questo territorio, Conegliano Valdobbiadene, ci sono praticamente 3.300 famiglie che con il proprio lavoro, come dire, coltivano, preservano, curano un territorio e lo cedono gratuitamente a chi arriva e visita il territorio stesso. Credo che questo necessiti comunque un riconoscimento e, secondo, un apprezzamento per il lavoro che è stato fatto e si sta facendo. Quindi con questi auspici ovviamente noi auguriamo il massimo successo in una logica di sistema, perché credo che qui ci sia l'amministrazione comunale, ma vedo anche altre parti più propriamente private che sostengono, proprio perché credo che il concetto di comunità, che a me piace, deve essere proprio, come dire, dimostrato, e in questa esperienza c'è una testimonianza diretta. Quindi grazie e buon successo al Giro d'Italia. Grazie, grazie al presidente Innocente Nardi, che citava questa, così, questa coniugazione, no, tra la realtà amministrativa pubblica ma anche tra aziende private, insomma, e eccellenze dell'imprenditoria. Con noi c'è Gian Tramet, un imprenditore di Valdobbiadene, che con il Giro d'Italia ha una lunga storia d'amore, se possiamo definirla così, già nel 2009 presidente del comitato di tappa, e quindi insomma un nuovo inizio, questa volta con le bici elettriche, con il Giro E. Buongiorno a tutti intanto e grazie per... Cosa dire? Soprattutto, difficile dire dopo quello che ha detto il sindaco e soprattutto l'assessore, ma il presidente del consorzio ha toccato i temi per cui mi ha portato via un po' di idee che avevo, ma è la condivisione di quello che è stato poi quando il sindaco mi ha chiamato e mi ha detto: c'è questa possibilità, ci dai una mano. Devo dirvi che già l'idea, secondo me, del Giro e Bike è un'idea che, essendo poi io ex biker e anche prima di tutto atleta, so quanto il territorio abbia la necessità di trasmettere, come diceva il presidente, questo messaggio forte delle potenzialità che il territorio ha. Andando domenica scorsa in bicicletta, per esempio su per Pianenze, ho fatto il giro da San Vito
verso San Guarda e poi il suo Baicò, ho trovato tantissima gente, ma tutta gente da fuori, nessun compaesano, cioè era tutta gente che veniva su. Per cui questa nuova sfida di queste bike indubbiamente è un aprire ancora di più le porte e far capire quanto il nostro territorio si presti e quanto anche siano enormi le possibilità di differenziare, giusto che il prosecco che da questa terra è la maggior fonte di reddito, apra anche ad altre realtà, per cui ad altri interessi economici. E la sfida che secondo me è quella di dare anche ulteriore, permettetemi, un messaggio di capire che il nostro territorio è sano, è di tendenza, perché in questo momento le bike indubbiamente è un fenomeno in ascesa impressionante, i dati delle vendite delle bici elettriche, delle bici assistite sono enormi, lo vediamo anche nelle realtà montane dove vengono attrezzate le cabinovie e soprattutto hanno fatto riaprire gli impianti sciistici proprio per le opportunità di vedere il territorio e di scendere poi con queste biciclette. Per cui anche pensare per la prossima amministrazione di rivedere sia dei percorsi attrezzati, ma anche di rivedere una logica di funzionalità. So che già si sta facendo, so che già ci sono gli imprenditori che si sono adoperati per questo e sono ammirevoli, per cui formare insieme a questi imprenditori, formare un gruppo che dia un supporto a quelle che sono le indicazioni, che dia un'assistenza a tutte queste realtà che vengono di fuori, è la strada, proprio per trasmettere che è la cultura che facciamo, è la cultura del nostro territorio che è sano, che è incredibilmente stupendo, perché vedere certi scorci da Pianezze piuttosto che dalla parte di Guia o di Santo Stefano, ovunque si vada, abbiamo una visione che è inimmaginabile talvolta e raffigurante quello che ha sempre dato il nostro territorio. Concludo dicendo che l'impegno da parte dell'amministrazione comunale e del consorzio è lodevole, proprio per sempre essere pronti e portare Valdobbiadene vicino a queste che sono manifestazioni che poi riportate da questo organo di stampa, in primis RCS, la Gazzetta dello Sport e il Corriere della Sera, danno un ritorno indubbiamente di stampo anche non solo locale ma anche nazionale e internazionale. Sappiamo tutti cosa vuol dire quando arriva un Giro d'Italia, soltanto il passaggio, ma ho già visto come Gazzetta dello Sport stia dando importanza a questo Giro e Bike, dando pagine e riportando già da parecchi giorni il fatto di questa nuova iniziativa. La dobbiamo cogliere. Rinvito ancora di nuovo, già come ho fatto in altre occasioni, l'importanza che venga addirittura, oltre come ho detto prima, a fare dei nuovi sentieri piuttosto che delle nuove creare delle nuove possibilità per questi turisti che arrivano, anche di pensare a una chiusura di una strada che è da Valdobbiadene a Guia e che permetta proprio anche di dare la possibilità. Ecco, pensiamo che questo sia un'apertura di un lavoro, di un gruppo, dove abbiamo la possibilità di fare dei percorsi aperti ai vari segmenti, cioè a quello che vuole venire con la bici elettrica, a quello che vuole camminare, a quello che vuole salire fino a Pianezze, per cui diamo queste possibilità. Ha detto prima l'assessore che c'è il muro del Ca' del Poggio, noi abbiamo il muro di San Floriano e abbiamo visto che già solo con l'operazione di Sky, di quel reality, io vedo di fronte a casa mia quanta gente va su in bicicletta, per cui basta poco a stimolare, per cui questo deve essere un qualcosa che poi ci permetta di continuare e di vedere anche aprire altre realtà. Grazie. Grazie. Grazie anche a Gian Tramet e al suo impegno, insomma, a favore di questa causa, in particolare del Giro E. Tra le altre cose, alle nostre spalle vedete il logo che anche grazie appunto a Gian Tramet al suo impegno imprenditoriale è stato realizzato, un logo che accompagnerà insomma la città di Valdobbiadene in queste settimane in qualche maniera. Due parole forse sul logo? Sì, possiamo anche andare un po' a definirlo. Allora, il logo è stato preso appunto da un ciclista, il verde è il verde di Valdobbiadene e soprattutto dietro sono le colline stilizzate con l'azzurro che richiama l'azzurro del comune, per cui non riporta il rosa che spero, tra l'altro così vedo che c'è
tutta la stampa presente. Sarà da martedì poi ci sarà un po' l'abbellimento della piazza e del municipio, ma invitiamo anche tutti i compaesani, tutti i concittadini a abbellire come si fa di solito. Non mancherà sicuramente, perché so che i valdodianesi su questo sono veramente eccezionali, e il calore che riservano ai girini è notevole. Però ritornando al logo, questo è in sintesi quello che rappresenta. Ecco, questo è insomma l'emblema che rappresenta il territorio, rappresenta il comune, i colori sono questi, e poi la figura appunto della bici, in questo caso bici elettrica. Bene, allora questa era la nostra prima parte istituzionale dedicata un po' al contesto di quello che sarà la tappa del Giro Eda, ricordiamo tappa numero 17 nel contesto della tappa 19 del Giro, venerdì 31 maggio, la partenza appunto è da Valdobbiadene alla mattina attorno alle 9:40 da Piazza Marconi, e da lì si aprirà tutta una lunga giornata nell'attesa del passaggio del Giro d'Italia, del passaggio dei professionisti, insomma una grande festa rosa per la città.